Abbiamo una piccola azienda agricola che abbiamo dei bovini da latte, consegniamo il latte al caseificio e quindi quel poco di latte che consegniamo non lo possiamo consegnare, come ci manteniamo? Nel momento in cui naturalmente... E mettono queste cose che noi abitiamo vicino. Siamo incontrati a Santa Lucia di Senise, dove dovrebbe nascere il famoso opificio di cui si parla da alcuni mesi. C'è tensione, un presidio che sta man mano aumentando di numero di persone. Siamo qui con la presidente di un comitato che si oppone a questo opificio e per capire che cosa sta accadendo qui stamattina. Veramente lo vorremmo sapere noi cosa sta accadendo dalle persone che sono venute e hanno avuto accesso nella proprietà privata dei signori D'Urzio, in quanto noi siamo qui tutti convicinanti al sito e vogliamo sapere questi mezzi pesanti che cosa stanno facendo qua stamattina e soprattutto noi da questi lavori che loro intendono fare possiamo avere dei danni? Intanto sono arrivati i carabinieri sul posto che avete allertato, lì mostrava un atto preliminare, se capivo bene ci può spiegare? Esattamente, essendo convicinanti siamo stati invitati all'acquisto poiché entro il 28 dicembre 2014 la società NEPI Italy insieme ai signori D'Urzio seguiranno l'atto definitivo di vendita dei terreni e del sito sul quale deve sorgere l'opificio e quindi essendo i convicinanti siamo stati invitati all'acquisto. E a quanto pare quello che capivo dai capannelli che man mano si stanno intensificando, d'ora in poi parte un presidio permanente? Assolutamente sì, perché noi intanto abbiamo 30 giorni di tempo per decidere cosa vogliamo fare, se siamo interessati o meno ad acquistare i terreni e fino alla scadenza dei 30 giorni non si deve toccare niente perché è un nostro diritto e su questo preciso è un nostro diritto. E noi non ci muoviamo da qua, non ci muoveremo da qua, da oggi in poi ci saranno dei presidi continui, sit-in e presidi dalla mattina alla sera. Quindi come ben potete vedere aumenta la tensione su questo costruendo opificio e con le nostre telecamere cercheremo di tenervi aggiornati momento su momento.